Buongiorno ragazzi e bentornati al canale. Come sempre Giulio di Muscola Vita, in questo video vi do una prospettiva diversa sugli integratori. Prospettiva, vedete che vabbè, lasciamo perdere. Vi faccio vedere i tre integratori più importanti, a mio parere, sono quelli che uso anche io in questa fase di massa. Ovviamente, come sapete, io collaboro con MyProtein, quindi se volete acquistare qualcosa dal loro sito hanno il 40% di sconto oggi e con il link sotto in descrizione, il codice Muscoli Abilità, avete un ulteriore 20%. Voi vedete lo sconto, io prendo una minima commissione su ogni vostro ordine, quindi se volete supportare il canale, come sempre, ne sono grato e vi ringrazio tantissimo. Detto questo, se mi seguite da un po' di tempo, lo sapete che io non sono un fan degli integratori, soprattutto se state nel vostro primo anno di allenamento, non c'è bisogno di prendere alcun integratore. Per quale motivo? Perché già con la palestra e con la dieta dovrebbero quelli essere i due elementi fondamentali. Gli integratori vengono dopo, vengono quando siete un pochino più avanzati ed è qui che vi possono dare una mano. Come detto, nessuno di questi integratori è essenziale, con la dieta potrete prendere tutto e l'allenamento sono il 95% alla fine dei tuoi risultati, quindi gli integratori contano solo per un 5%. Detto questo, ci sono alcuni integratori su cui è stata fatta un sacco di ricerca scientifica e per questo motivo ce li ho qua tutti con me e ve ne parlo proprio oggi. Primo integratore è, eccola qua, la creatina monohydrate. Che cosa fa la creatina? In essenza si pensa che agisce sul muscolo creando o aumentando la produzione di ATP. ATP è la molecola di energia che sta dentro le nostre cellule, i nostri muscoli e quindi aumentando la produzione di ATP in teoria siete più forti, più esplosivi in palestra. È stata fatta un sacco di ricerca scientifica, ad esempio Kuber et al. nel 2012, Chilbeck et al. nel 2017, Schoenfeld et al. nel 2017 e anche l'International Society of Sports Nutrition ha fatto un meta review mettendo insieme tutta l'informazione sulla creatina del 2017 e infatti in ogni caso dimostra che c'è un netto miglioramento della performance, della forza, della crescita muscolare magra. Quindi, se avete qualche soldo da spendere, io vi consiglio decisamente la creatina. Come vedete qua, monohydrate, non c'è bisogno di prendere quella idrolizzata, quella speciale, erano usciti un sacco di tipi diversi, quello è solo marketing. Creatina monohydrate, se voi vedete magari se c'è Creapure, allora quella è sicuramente ancora di migliore qualità. L'importante è che su 5 grammi di prodotto, quindi 5 grammi di creatina, c'è 5 grammi di creatina monohydrate, quindi state attenti che è il 100% e che non c'è altra sostanza dentro. Come prendere la creatina? Direi di prendere 5 grammi al giorno se state oltre il vostro primo anno di allenamento, non c'è bisogno di fare una loading phase, ovvero magari avete detto che bisogna nei primi giorni dovete consumare un sacco di creatina che è così che saturate il muscolo, ma in realtà non c'è bisogno, 5 grammi al giorno è un prodotto totalmente naturale, l'avete già dentro le vostre cellule muscolari e se mangiate la carne rossa anche lì prendete un po' di creatina, ma diciamo che se volete supplementare 5 grammi al giorno col pasto post-workout, perfetto, ogni giorno anche quando non vi allenate e se no ricordatevi solamente di prenderlo, non c'è bisogno di pensare ai pasti. Questo è il primo integratore e ve lo consiglio veramente. Passiamo al secondo integratore, questi sono i pre-workout, comunque la caffeina. Qua che ci abbiamo? Queste sono le caffeine plus protein, costano veramente pochissimo. Qua invece abbiamo la seconda versione del loro prodotto di pre-workout che è il MyPre 2.0 e qua invece abbiamo il FaceTec The Pre-Workout che è proprio il loro prodotto di più alta qualità. Cosa hanno dimostrato gli studi scientifici sui pre-workout? Che aumenta la performance in palestra. Cosa fa? Praticamente sono delle miscele che contengono della caffeina e già la caffeina è stata dimostrata che 5-6 mg di caffeina per chilo corporeo prima del vostro allenamento, una mezz'oretta prima, aiuta un sacco a spingere gli atleti sempre più in là. Infatti la caffeina in alcuni sport è limitata al dosaggio prima di, che ne so, un evento, una partita di calcio, una competizione, proprio perché aumenta la performance. Dato che siete, quando voi lo prendete, più concentrati, siete focalizzati al 100% su quello che state facendo e molto spesso aumenta la performance. Io l'ho notato con me stesso proprio. Non prendevo mai pre-workout, ho iniziato a prenderlo quest'estate e ragazzi, avete visto i video, cioè concentrato al 100%. Ovviamente vi consiglio di modulare comunque, non prendere sempre la caffeina, comunque un pre-workout prima dell'allenamento. Magari vi consiglio di andarci una volta sì, una volta no, col pre-workout. Vedete voi, sempre bene comunque ciclizzare la caffeina così il corpo non si abitua. E vi parlo quindi un attimino del FaceTec 2.0. Allora, i due gusti qua, sia del MyPre che del FaceTec, sono pazzeschi, pazzeschi. Non ero stato sempre un po', cioè, non è che mi piacciono tanto gli integratori che hanno un sapore particolarmente forte, ma ragazzi, hanno vinto qua.
col MyPrint 1.0 col nuovo FaceTech. Vi parlo un attimo del FaceTech, questo ovviamente è di ultima qualità. Se volete acquistarlo costa un bel po' di più rispetto al MyPrint 2.0, effettivamente molto di più rispetto alle pillole di caffeina, però è una nuova miscela e hanno queste praticamente palline, vedrete se lo comprate, hanno delle palline verdi che non si dissolvono subito nell'acqua, ma si dissolvono piano piano. Che cosa vuol dire? Che tu prima del tuo workout ti prendi uno scoop di questo, ti bevi con l'acqua. Avrai una boost di energia nei primi 20-30 minuti e poi, dopo altri 30-40 minuti, avrai il secondo boost di energia, proprio per come hanno fatto il coating intorno alle palline qua di caffeina. Ve lo consiglio veramente, almeno provate una volta se avete i soldi, altrimenti semplicemente della caffeina, state in Italia, un espresso va benissimo. Terza classe di integratori molto molto importanti e sono whey protein, oppure tutte le barrette qua di MyProtein che vedete, protein cookies, le mie preferite, Carb Crusher, buonissime, e queste sono delle high protein bar. Questi hanno tra i 20 e i 40 grammi di proteine. Cosa fa un integratore di proteine tipo whey protein? È magico? No, non è magico, però vi aiuta decisamente a colpire il vostro obiettivo di proteine nell'arco della giornata, che è la cosa più fondamentale. Quindi voi non dovete per forza di cose prendere un integratore di proteine, ma se siete uno studente, se avete una vita, viaggiate tanto, state fuori, magari questo è un ottimo modo, sia conveniente, soprattutto con lo sconto, che veloce e rapido per consumare 20-30 grammi di proteine in più, magari ne prendete una o due al giorno e vi aiuta tantissimo, non dovete stare sempre a mangiare carne. Un'altra cosa, in realtà, con la whey protein ha dimostrato che ha aumentato i livelli di muscle protein synthesis dopo l'allenamento, quindi se volete farvi uno shake di whey dopo l'allenamento è decisamente raccomandato 20-30 grammi di whey, ma se no io lo utilizzo a qualsiasi tempo durante la giornata. Basta che lo. Cioè, l'unico motivo è che mi aiuta a prendere le mie proteine, quindi a volte lo prendo tardi la sera se non ho colpito abbastanza proteine, altre volte come snack durante la giornata, lo potete prendere ogni giorno. Ricordatevi, non sono magici, è per colpire il vostro obiettivo di proteine. E anche qua era solamente per farvi vedere, io vi consiglio di andare con i gusti naturali, ragazzi, Degen Milk Chocolate, Natural Chocolate, sempre più naturali così che non sa troppo di chimico e mi piace un sacco, mi piace anche metterli nella mia vena la mattina, li sciolgo prima nel po' d'acqua e poi ce lo verso sopra nella vena. E qua era solamente per farvi vedere, anche qua hanno tre diverse qualità, questa è l'Impact Whey My Protein, quella meno costosa in assoluto, sono poi passati anche il The Whey, questo è un attimino di qualità maggiore, per qualità intendo percentuale di proteine per 100 grammi, quindi questo ad esempio per 100 grammi ha 83 grammi di proteine, quindi 83% proteine, questo mi sembra che è il 75%, basta che sia sopra il 75% e state a posto, ragazzi, non volete troppo fino a matirlo. Questo ovviamente è il nuovo pacco di Impact Whey, dato che il MyProtein ha cambiato logo come potete vedere sui pacchetti, e ovviamente esiste anche la versione FaceTech delle proteine whey che dovrebbe appunto essere a rilascio più in ritardo, ma non mi soffermerei troppo su quel punto. Diciamo che col pre-workout ha molto senso, ovviamente, perché avete un'energia sostenuta. Per il resto, io anche personalmente andrei con l'opzione più economica o comunque quella a medio banda, diciamo, a media altezza. Questi sono i tre integratori che utilizzo io in massa, che vi consiglio anche a voi se state oltre il vostro primo anno. Come detto, non sono assolutamente essenziali, è solo per mancare o provare a non mancare una deficienza di micronutrienti o comunque di macronutrienti nel caso delle proteine. Detto questo, gli ultimi integratori io prendo poco altro, se no ve l'avrei mostrato, sono però ovviamente le vostre vitamine giornaliere. Qua ci abbiamo calcio e vitamina D3, sono andato a farmi delle analisi del sangue, mi hanno detto che non avevo abbastanza di vitamina D3 perché appunto stanno qua, non è che c'è tanto sole. Che altro? Vitamina C, ovviamente se voi mangiate poche arance, pochi prodotti con la vitamina C, ve la consiglio veramente. E se no anche qua Daily Vitamins oppure Alpha Men. Daily Vitamins sono semplicemente delle vitamine che potete prendere se mangiate poca frutta e poca verdura. Questo penso di aver detto tutto in 10 minuti sugli integratori, sono contento. Come detto, se volete acquistare qualcosa con MyProtein mi aiutate a me direttamente, e io ho provato tante altre compagnie. Potevo collaborare con tante altre compagnie, ho deciso di andare per MyProtein, li utilizzo da oltre 5 anni, anche quando facevo questi video, se andate a vedere, è una compagnia che a me piace, mi piacciono i loro prodotti, sono buoni, dovete però stare attenti, non prendete i gusti super strani, prendete i gusti classici, vaniglia, cioccolato, state molto sul tranquillo e vedrete che sarà buono. Se volete dei consigli, chiedete nei commenti, sarò felice di consigliarvi. E
Che altro? Mi sono dimenticato qualcosa? Guarda, avevo scritto qua tutto per dirvi. Se di no, quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Spero vi sia piaciuta questa nuova prospettiva sugli integratori. Mi raccomando, lasciateci un bel like. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi. Nothing.